cerchiamo di fare un'opera, cioè ci limitiamo a leggere praticamente delle pagine del libro di Tommaso Labranca in questione. Cialtronesco, fenomenologia del cialtronismo contemporaneo. Naturalmente il libro è introvabile, non è stato mai più ristampato. Faceva parte degli inauditi tascabili dell'epoca nella serie Stile Libro. È naturale che il fatto stesso che non ha trovato più motivo di essere ristampato significa che, come dire, la parola non è diventata, come dire, elemento comune, senza significato, ma è in qualche modo, nell'accezione data da Labranca, diventa qualcosa da cui fuggire. E adesso cerchiamo di capire perché. Partiamo dal capitolo terzo, che è intitolato, e questo è il punto chiave, come diventare intellettuali in un minuto. Parte da tre domande. La prima: perché grandi masse di persone accettano di buon grado l'applicazione di un modello imposto dai potenti magnetici o la ripetizione di un'idea forte che galleggia indisturbata nell'aria? Seconda domanda: perché vi sono altre persone che combattono e puniscono i fabbricatori e gli spacciatori di iperconvenzioni false? Terza domanda: perché entrambe queste categorie, cioè i cialtroni e i non cialtroni, pur così lontane, site come sono su poli opposti di una immaginaria sfera delle idee, e pur non essendo mai distinte, visto che ognuno di noi alternativamente passa da una all'altra e vi sosta temporaneamente, hanno un proposito comune, il riscatto, che cercano di raggiungere tramite due diverse preposizioni. La prima, attraverso, la seconda, da. Attraverso. Il cialtrone cerca il riscatto attraverso l'iperconvenzione imposta. Per fare ciò si dedica senza discernimento all'applicazione dell'idea forte. Si impegna nella produzione di iperconvinzioni, si culla nella sicurezza del già noto, si affida al potente calamita. E gli pensa, dico io. Se un'idea ha una simile diffusione, significa che è un'idea giusta. Se al potente calamita è andato il consenso generale, significa che ha ragione, che si muove nel giusto e va quindi imitato. Il cialtrone fa tutto ciò con l'incoscienza di chi non sa rendersi conto del ridicolo. Da. Riscatto da. L'anticialtrone cerca il riscatto dalla iperconvinzione imposta. Lo cerca attraverso il dubbio, la personalizzazione, la sperimentazione, lungo le nuove strade che non solo vengono percorse per la prima volta, ma addirittura vengono costruite ex novo. Il cialtrone, e qui un esempio, arriva elegantemente vestito in chicche e piattini, per citare l'indimenticata donna Letizia, al cantiere stradale dove l'anticialtrone sta lavorando con il piccone in mano e il casco di protezione in testa. Allora il cialtrone trova così di cattivo gusto col casco arancione e ride dell'anticialtrone e il consenso generale ride con lui. Le iperconvinzioni imposte possono essere di infiniti tipi, ma qui ci interessano maggiormente quelle di tipo culturale. Pertanto possiamo ripetere le due affermazioni in questo modo. Il cialtrone cerca il riscatto attraverso la cultura.
mentre l'antisialtrone cerca il riscatto dalla cultura. Qui lasciamo un attimo Tommaso Labranca e facciamo riferimento in qualche modo a un libro uscito l'anno scorso, Occhio del Papa, di Goffredo Fabbri. Il cialtrone è quella massa, è quel tipo di persone che partecipa ai festival, tutti i tipi, libri, filosofie, intelligenza, mente e bla bla bla, partecipa da convinzione con il TPI per convinzione a tutte le mostre che vengono propagandate e non fa altro che partecipare sempre in modo entusiastico a tutte le dichiarazioni, alle iniziative del web in cui si celebrano bellezze, ricchezze, assolute verità, appunto perché? Perché evidentemente è una iperconvinzione, anzi è esattamente l'idea forte, magnetica, che evidentemente trovando tanti che partecipano, dà la garanzia che se tutti lo fanno evidentemente funziona davvero così, è la verità, e che quindi basta, come dire, partecipare per acquisire il biglietto, diciamo, l'ingresso garantisce l'appartenenza a quel tipo di persona. Insomma, se io vado al Festival della Filosofia, e quindi attraverso il Festival della Filosofia, attraverso i gruppi di lettura, attraverso i vari tipi di iniziative di cultura varia, io inevitabilmente mi ritrovo riscattato, sento di essere un essere inferiore, e però tramite queste frequentazioni, come dico di me, una maschera da virgolette intellettuale. Invece l'antisialtrone è quello che naturalmente può anche essere presente in queste manifestazioni, ma in genere se ne guarda, perché? Perché lui le idee non le va a, come dire, comprare col biglietto di ingresso in una mostra, non le va a comprare gratis partecipando a quegli sciami di frequentatori di feste, ma è uno che quotidianamente nel buio, con la sofferenza, col dolore, negli anni, va appunto a percorrere la sperimentazione, la personalizzazione delle ricerche a partire dai problemi che continuamente emergono da ogni esperienza che fa con gli altri, da ogni esperienza che fa con le letture proprie, con i nuovi libri speciali, con gli articoli, con le riviste, con il continuo urtare con la realtà, con il prendere atto che non ha appunto assolutamente verità, che anzi si deve liberare costantemente dalle iperconvinzioni da cui è emerso quando era ragazzo, da quando era adolescente, da quando è uscito dalla scuola, da quando è uscito dall'università. Liberarsi cioè da tutte le certezze false che lo hanno costruito come cialtrone.